Chiedo se siamo pronti con il collegamento che credo ci appassionerà per capire tante cose. Io intanto ringrazio e saluto la dottoressa Simona Scarpati. Simona, se mi permetti, dico direttamente Simona, va bene? Mi autorizzi? Ma assolutamente sì, mi autorizzi Michele a chiamarti così? Sì, come no? Ma Simona, io ho come la sensazione di conoscerti, va bene? Anche io, Michele. Va bene, poi adesso... Ben trovato. Ben trovato a te, Simona, carissima. Allora, lei è docente ed esperta di un qualcosa che è difficilissimo da pronunciare, quindi per me. Allora, empowerment, perché lo devi dividere in tre parti. Lo raccontavo prima, era come quando per le prime volte io trasmettevo nel calcio il calcio tedesco e per dire Borussia Mönchengladbach oppure Kaiserslautern dovevo dividere in tre parti il nome per ricordarvelo. Allora, era più difficile, dai. Power risalta facile, è che devi pensare a M prima, capito, e a M dopo. Power è quello che chiaramente, Simona, rimane di più. Allora, intanto ai più ci spieghi di che cosa si tratta e che è una cosa molto importante e che quindi anche la tua spiegazione, tra l'altro auguri anche per una seconda laurea sorpresa che hai preso da pochissimo. Allora, il concetto di empowerment, che cos'è questo empowerment? È la capacità di trovare dentro di noi quella fiammella, quel meccanismo che ti fa tornare a conoscere realmente perché tu sei qui e quali sono le cose che ami. Perché noi per troppo tempo, in tante situazioni, a causa di un meccanismo sociale, per famiglia, per paura soprattutto, smettiamo di credere in noi stessi. L'empowerment non è altro che slatentizzare quelli che sono i nostri desideri e riuscire a raggiungere quegli obiettivi che ci rendono felici, che ci rendono orgogliosi di noi stessi. Quanto è importante proprio per una donna tutto questo, dato che stavamo parlando di questo argomento? Beh, noi diciamo come donne abbiamo naturalmente questa capacità di ricrescere, rinascere, cioè la fenice è femmina. La fenice è capace, dopo essere andata a fuoco, di rinascere dalle proprie ceneri e non è un caso che sia una femmina, una donna. L'eterno femminino è qualcosa che rinasce perché è in grado di dare vita e quindi comunque ha dentro di sé un potere che è straordinario. Che è quello della nascita, che è quello della creazione. Certo, sì, sì. Certo, assolutamente. Allora, io posso dire che da un punto di vista personale, per me l'empowerment è un processo esperienziale. Ti dico un'esperienza recentissima. Io sono adesso qui a Milano perché vado a ritirare una mia laurea che ho preso in naturopatia e scienze ortomolecolari ecosostenibili presso un'università popolare. Ti scegli sempre tutte quelle con i nomi difficili delle lauree. Ma sì, lo faccio apposta, sì. Mi ci metto proprio l'impegno. L'impegno. Sì. Mi stavi dicendo, e appunto. È avvenuto perché io ero tantissimo tempo che avevo questa curiosità, questa passione, e non mi sono fatta limitare dagli anni, dal fatto che magari avessi timore di affrontare lo studio. Mi sono buttata a pesce, ho scoperto veramente una cosa bellissima, tant'è vero che in questa stessa università sono diventata correlatore di laureandi che sto aiutando, sempre con un processo di empowerment, a portare la loro tesi e la loro esperienza e la loro passione. E si sono persone giovani come persone adulte, come me. E questo è un percorso che secondo me può aiutare ognuno di noi. Guardiamo le donne ucraine. Le donne ucraine stanno mettendo in piedi un processo di empowerment straordinario, perché vanno via, ma si trovano con i loro figli e vogliono rinascere, ripartire. Ci credono, ci sono le donne soldate, ci sono le mamme ucraine che danno da mangiare ai soldati russi, giovanissimi, perché sono madri. Quindi la figura femminile
a questa naturalità nell'affrontare il coraggio di aiutare. In fondo è il processo che si può chiamare da Socrate la maieutica, cioè tirar fuori. Scusami, perché mentre ti ascoltavo con grande interesse, pensavo, la prima cosa che mi viene in mente, dato che raccontavi le cose che però hai anche e stai facendo tu, allora intanto la prima considerazione è che ho la sensazione che tu insegni qualcosa che conosci molto bene, perché non ti fermi mai, nel senso che hai raccontato di varie esperienze, quindi è chiaro che la tua volontà è un percorso che non ha però il traguardo, cioè non hai il punto d'arrivo, è un percorso lungo ed infinito. E ti chiedo, se sempre senza, non voglio farmi i fatti tuoi, ma se questo però è figlio di qualche cosa dall'inizio, cioè se c'è qualcosa nella tua vita, nel percorso di vita, che ti ha spinto, cioè hai una storia che poi ti ha spinto a fare questo, ad apprendere di più per poterlo poi insegnare agli altri. Scusami se poi ovviamente nella giusta riservatezza. No, è una bellissima domanda. È una bellissima Grazie. Domanda perché parte da un concetto. Io ho sofferto dell'assenza di figli, per cui quel processo naturale di accudimento a cui una madre è portata per fatti reali, naturali, è un percorso che per me è stato mancante. Quindi l'hai trasferito? L'ho trasferito. Bellissimo. Sì, per me è stato un passaggio, perché molte donne in qualche modo l'assenza di maternità o l'assenza di figli la vivono in modo negativo. Io invece, in questo momento, avere tanti figli, che sono tante persone che nascono o rinascono, per me è una cosa straordinaria. Pensa che la mia tesi l'ho fatta su un tema interessantissimo, il metodo Doman, che è un metodo nato in America per aiutare i bambini con un disagio neurologico, attraverso un insegnamento ai loro genitori, di imparare a leggere, a scrivere o comunque a migliorare la loro capacità di vivere e di esprimersi. Ah, e quindi bello. Un'altra rinascita. Che bello, no, ma tra l'altro stavo pensando, e ovviamente è un'iperbole quella che ti sto dicendo, di come tu hai trasformato quella che apparentemente è una maledizione, no? Quella di non poter avere i figli, in una benedizione per dare agli altri. Cioè, sì, questo è un esempio magnifico e ti faccio i complimenti. Però volevo, perché poi ce la facciamo pure un po' a puntate, perché questa cosa mi stimola, cosa per cui poi finirei per stare 3 ore, il tempo è maligno in questo. Invece però ti chiedo una cosa, scusami, io volevo sapere un po' cos'è che è occidentale in questo e che si modifica dalla meditazione di stampo orientale, anche se magari poi i risultati puntano forse in alcune circostanze quasi alla stessa cosa, capito? Cioè a ritrovare se stessi. Sì, chiaro. Allora, diciamo che il concetto di maieutica è praticamente assolutamente dei nostri antenati, perché Socrate Appunto. Aveva la capacità di insegnare attraverso il tirar fuori, cioè il concetto era di far sì che l'allievo non fosse un vaso da riempire, ma una fiamma da accendere. È il conosci te stesso. Ed è il concetto del conosci te stesso. Però mi viene anche in mente il concetto del kintsugi, che è tipicamente orientale, ovvero quando si rompe un vaso, si tende a buttare l'oggetto. Invece nel concetto del kintsugi, tu praticamente da questo vaso, nei punti e nelle crepe, tu metti una colata d'oro, per cui quell'oggetto, invece di essere gettato, acquisisce unicità e quindi in qualche modo raggiunge un miglioramento e quindi è perfetto. Ecco, quello è Oriente, però entrambe questi concetti sono un modo di fare una crasi tra ciò che è l'Occidente e ciò che è l'Oriente. Sì, ma era appunto, mi aveva colpito questo. Senti, ti volevo dire appunto, prima di salutarti, che cosa puoi consigliare a chi
magari vuol sapere qualcosa di più di tutto questo, cioè che vuole studiare tutto questo, che consigli puoi dare? Che cosa fare, dove andare, come muoversi? Perché poi adesso dalla teoria nel finale passiamo alla pratica, che mi sembra una cosa giusta, no? Allora, intanto ci sono molti testi che possono in qualche modo insegnare o comunque dare strumenti per capire esattamente cosa sia l'empowerment. Poi ci sono docenti come me che in qualche modo hanno degli allievi che seguono. Io ho seguito, seguo dei giovani attori, c'è cioè un'accademia teatrale, il Teatron, in cui questi attori, che come tu forse ben sai, l'attore è appassionato ma è fragile, ha bisogno in qualche modo di un sostegno. Ecco, l'empowerment ti aiuta a non aver paura di stare in palcoscenico e ti rende possibile di superare quelli che possono essere dei tabù e dei disagi importanti. Anche quindi, la timidezza, per esempio. Anche la timidezza. Poi comunque l'empowerment lavora moltissimo su tanti altri parametri, perché comunque il concetto di Jung, in cui lui affronta il tema delle... non riesco a ricordare, vabbè, comunque anche Jung in qualche modo affronta questo tema cercando di superarlo attraverso gli archetipi. L'archetipo non è altro che la capacità di ognuno di noi di fare quello che è chiamato il viaggio dell'eroe. Comunque materialmente ci sono tantissime scuole di empowerment. Bene. Che è una forma di affiancamento. E quindi, poi tra l'altro, se volete, potete anche rivolgervi anche, a me. Ecco, anche per i riferimenti, a parte il riferimento è appunto Simona Scarpati, ma poi avete visto quante cose è tutto questo? Cioè adesso gli accenni erano anche alla psicologia, chiaramente, quindi credo che sia qualcosa di veramente incredibilmente, come dire, completo. Allora, Simona, io ti ringrazio e credo che, siccome sto maturando tante di quelle cose, che ci risentiremo presto se tu vorrai, perché lo riusciamo ad amplificare ancora di più tutto questo concetto. Grazie Simona, grazie veramente, grazie. Di esserci stati. Grazie Michele, e veramente ti abbraccio forte, tu sai perché. Grazie, un abbraccio forte anche a te ovviamente, grazie. Te lo rimbalzo immediatamente. Baci a tutti, arrivederci. Ciao Simona carissima, ciao. Grazie. Ciao.